Si è tenuta martedì 18 ottobre a Massafra una conferenza stampa della lista Santoro. Si è parlato di cosa ha prodotto l'amministrazione IV ad un anno dalla sua proclamazione. La lista Santoro ha fatto anche un bilancio della propria azione amministrativa. Vogliamo inaugurare una stagione nuova di, come dire, partecipazione attiva dei cittadini. Considerato che oramai, il Consiglio Comunale è stato oscurato, perché non ci sono più le riprese, i cittadini non sanno praticamente nulla di quello che accade nel comune di Massafra. E quindi è importante, che da tutte le parti, insomma, noi lo facciamo per quanto riguarda il nostro ruolo di consiglieri d'opposizione, si apra questa interlocuzione con i cittadini. Prima perché, i cittadini hanno diritto di sapere quello che accade e poi hanno diritto di partecipare alla vita pubblica. Cosa che accade puntualmente sui social. E questo non è che non va bene, ma dobbiamo cominciare a usare i canali istituzionali, gli uffici di relazioni con il pubblico, cioè devono funzionare quelle strutture che servono proprio a mettere il cittadino in collegamento diretto con la pubblica amministrazione, sia per affrontare tutte le emergenze che ci sono sul territorio e sono tante, a cominciare dalle buche stradali che oramai sono un po' ovunque nella città, i rifiuti sparsi nelle periferie urbane, nelle campagne, ma anche perché ogni cittadino ha diritto di dare suggerimenti su quelli che sono i programmi che dovrà avere la pubblica amministrazione. Nello specifico, faccio un esempio, si sta pensando a un piano per la rifunzionalizzazione del castello. Non può passare l'idea che il castello debba essere concertato all'interno di una giunta. Il castello è un bene di tutti e sarà un bene di tutti, un bene che appartiene alla storia di Massafra, fortemente identitario, ma è un bene che avrà la sua utilità in tutti i sensi, specialmente culturali e turistici. Bene, non si può tenere da parte la città, gli uomini di cultura, i professionisti, le scuole, non si possono tenere fuori da un ragionamento che deve vedere in questo piano di rifunzionalizzazione tutti coinvolti. E questo è uno dei tanti aspetti. E poi chiaramente questo è il punto, è il momento in cui si fa il tagliando e si vede le cose che purtroppo non vanno bene in questa città e sono tante. Noi abbiamo qualcosa come 40 milioni di finanziamenti che attendono da tempo di essere spesi perché il governo li ha messi a disposizione del comune. Ma sarebbe un grave errore far passare il tempo perché significherebbe far mancare al territorio tutti questi soldi che servono non solo per rigenerare il territorio, ma anche per portare nuova linfa all'economia. L'economia si muove anche attraverso l'azienda comune, che è una delle aziende più importanti del territorio, e si muove per fornire infrastrutture, servizi alla comunità, anche servizi sanitari, ospedalieri, insomma tutto quello che può riguardare i beni e i servizi relativi alla persona. Ultimamente si sta parlando tanto dell'ospedale, ci sono 7 milioni messi a disposizione dal PNRR per ridarci almeno un barlume di ospedale, l'ospedale di comunità che ha una prospettiva sì di 40 posti letti, di 40 posti letto, ma adesso siamo purtroppo bloccati a 12, 13, quando partirà? Perché non abbiamo le strutture. Allora, se non si concerta tutto e si fa in modo che accanto ai finanziamenti ci sia la capacità poi di portarli nel concreto, cioè di spenderli questi soldi, allora veramente il danno è grave a tutta la comunità. Ecco, questi momenti servono proprio a questo, a fare una specie di test da parte nostra verso la maggioranza, ma anche una specie di autocritica per vedere quello che non funziona o non ha funzionato nel nostro ruolo, perché noi ogni giorno ci interroghiamo su quello che si può fare e quanto si può fare di più per la comunità. L'anno scorso, in questo periodo, più o meno dalla parte dei candidati, è stato fatto, stilato un programma, un libro dei sogni, delle cose da realizzare. Qual è il vostro commento su quello che si è realizzato o cosa non si è realizzato? Ecco, noi avevamo fatto un libro dei soldi, così lo chiamammo, perché in realtà avevamo intercettato quasi 100 milioni di euro da spendere sul territorio, avendo interpellato delle figure tecniche professionali di altissimo profilo per poter
portare a Massafra, faccio un esempio, la cittadella dello sport o il centro servizi turistici o il Miglio Verde, insomma altre cose che erano sicuramente di impatto e avrebbero rigenerato la città. Loro dal canto loro avevano alle spalle già 6 anni di amministrazione, erano molto avvantaggiati, hanno promesso di fare altro ma non sono riusciti nemmeno a fare quello che avevano in cantiere. Faccio l'esempio di Lungovalle. Lungovalle è un'opera programmata da 4 anni, ancora siamo lì praticamente nemmeno a un quarto dell'opera, chissà quanto tempo bisognerà aspettare con tutti i rischi idrogeologici anche, perché abbiamo visto, bastato un acquazzone che sicuramente avrà portato dei danni al sottosuolo, e speriamo che sia un inverno mite e non cagioni, non crei ancora più danni. Quindi tante promesse, tanti sogni, Sant'Agostino, Grotte Parlanti, San Benedetto, il castello, le porte della città, il ponte di via Ferrara, 8 milioni di euro, la statale 7 Appia, altri 4 milioni e mezzo di euro, ma i cittadini non vedono nulla, vedono soltanto buche in mezzo alla strada e rifiuti in mezzo alle campagne. Il vostro impegno nei confronti dei cittadini, sia quelli che vi hanno votato che non, qual è nei confronti dei cittadini? Ma naturalmente sarete come un governo ombra per questa amministrazione, una promessa. No, noi non vogliamo essere governo ombra, noi vogliamo essere minoranza, cioè vogliamo essere portatori della rappresentanza di 6.200 persone che hanno concentrato il loro voto nello specifico sulla nostra aggregazione. Noi vogliamo svolgere il nostro ruolo di vigili, sentinelle di quella che è appunto l'azione amministrativa. Se avessimo governato sarebbe stato altro. Inventarsi un ruolo diverso da questo significherebbe scimmiottare la maggioranza, ma noi stiamo qui perché è bella la democrazia, perché c'è chi governa e chi controlla. Noi adesso abbiamo questo ruolo di controllori e lo dobbiamo fare bene. Guai se non lo facessimo così, peggio ancora se lo facessimo con delle concertazioni o atteggiamenti consociativi che sono deprecabili, perché se non funziona l'opposizione non funziona nemmeno la maggioranza. Se manca il controllore, allora la maggioranza non ha quello stimolo quotidiano che è necessario per far funzionare bene la macchina amministrativa. Quindi no, assolutamente ruolo forte, veemente, coraggioso, come abbiamo dimostrato con tutti gli amici dell'opposizione fino a oggi, ancora per tutto il tempo che sarà necessario, per cercare di riaddrizzare questa azione amministrativa che purtroppo fa acqua da tutte le parti. Vorrei soltanto, mi sono permessa, siamo a 365 giorni, quindi a un anno da questa amministrazione, mi sono permessa di, vorrei leggerla insieme a voi, di fare una pagella della nostra amministrazione. C'è la materia, c'è il giudizio e c'è il voto. Trasparenza amministrativa. Nessuna assemblea cittadina organizzata, niente bilancio partecipato, scarsa comunicazione ed illustrazione delle scelte istituzionali e mancata applicazione della normativa di riferimento. Solo autocelebrazione. Voto 3. Turismo e cultura, assenza di un programma di eventi e di pubblicità della destinazione, marketing turistico inesistente, ritardi nella preparazione della stagione estiva, voto 2. Sanità, oltre ai già esistenti poliambulatori, fiore all'occhiello di tutta la regione, siamo ancora in attesa della casa della comunità e dell'ospedale di comunità, voto 2. Servizi sociali, servizi pubblici e gare d'appalto privi della dovuta diligenza, soprattutto a tutela dei cittadini e dei lavoratori. Grande turbamento per la vicenda Nestore. Voto 0. Ambiente, stato pietoso della città, decoro urbano abbandonato, spazzamento a singhiozzo, nessuna polizia stradale, rifiuti ovunque. Voto 3. Lavori pubblici. Impossibile assegnare un giudizio. Anni per continuare i lavori, cantieri fermi, nessuna concreta iniziativa sulla viabilità. Abbiamo visto quello che succede oggi, lavori ovunque. Non classificato. Bilancio e tributi, distorta applicazione dei tributi, mancato controllo di evasione ed elusione. Nessuna riduzione prevista sulle imposte. Agevolazioni e rateizzazione che diventano un miraggio. Confusione totale, voto 2. Voto in condotta. Zero propositi, scarso impegno, zero collaborazione ed evidente propensione all'assenteismo. Voto 4.
però un voto, un bel voto lo voglio dare, è un bel 10 che non va all'amministrazione ma va a Don Cosimo Fonseca, che non potevo omettere di ricordare con il suo encomiabile gesto d'amore, donando alla città di Massafra oltre 20.000 testi antichi, storici. Ci ha donato la speranza che Massafra possa diventare un polo culturale di riferimento per tutta la comunità scientifica mondiale.